capito? Quindi io penso quello. Ci troviamo qui a Firenze, Pitti 2015 con Gianluca Vacchi, soprannominato da noi social channel, il re dei social. Ho già detto prima che essere definiti re dei social in un ambiente che deve essere, come dire, l'ambiente emblematico della rappresentazione della democrazia è un po' un ossimoro, no? Però va bene così, non nel senso che io credo di essere uno che va d'accordo con i giovani più che un re. Abbiamo, va bene così, va bene così. Visto che ha fatto una linea firmata Gianluca Vacchi, abbiamo visto che si è ispirato a se stesso. Sì, ai suoi sì, mi sono ispirato a me stesso e l'ho fatto con Happiness, che è l'azienda che, di quelle che mi hanno contattato, più incarnava la mia filosofia di vita, che si basa sull'allegria, sulla spensieratezza e sul concetto di godere di tutto quello che la vita nel suo passaggio ha da offrirci. Ho fatto delle cose che nelle quali credo al punto che le ho scritte sulla mia pelle, quindi nessuno mi può, come quando ti chiedono di se è giusto investire su un titolo in borsa, no? Se le hai comprate tu e lo consigli vuol dire che è giusto, se no vuol dire che è un consiglio deresponsabilizzante. Le farò una domanda che le avranno fatte in tanti, però secondo me è opportuna. Perché Enjoy? Enjoy perché noi viviamo, come ho detto durante una recente intervista, noi abbiamo un primo prestito che ci viene concesso, che è quello della vita, e questa vita va vissuta provando a godere al massimo di tutto quello che la vita ha da offrirci, le sofferenze, le opportunità, tutto quello che fa parte della vita. E quindi Enjoy, che è il simbolo, diciamo, riassuntivo in una parola, come al solito gli inglesi, gli anglosassoni riescono a racchiudere, anche per facilità della loro lingua, in un concetto solo, una filosofia che è molto più ampia. Quindi Enjoy vuol dire godere della vita e del transito, del passaggio che comunque è breve, perché noi siamo di passaggio, ma dobbiamo provare a lasciare un segno che sia il più possibile eterno e che sia il più possibile usufruibile e sfruttabile da parte delle generazioni che verranno. Quindi Enjoy è una filosofia nella quale io credo molto. A proposito di trasmissione, abbiamo visto che qualche mese fa è stato ospite a Virus su Rai 2, sì. Una settimana dopo è stato ospite Renzi. Ha avuto lei più visitatori, più visite, più share. Secondo lei perché? Ma è solo un fatto di cui è stato solo un fatto puramente casuale, di curiosità. Io sono un sostenitore dell'attivismo renziano e quindi credo che sia stato semplicemente un fattore determinato dalla curiosità sulla mia persona, che comunque è una figura nuova e ci sono tanti giovani che mi seguono sui social, quindi è stato solo un fattore casuale. Io sono un grande sostenitore di Renzi. Lei è una speranza per i giovani e non solo per i giovani, e cercano di seguirla come esempio, come stile di vita, e tra l'altro non ha nemici. Ho pochi detrattori, perché baso tutta la mia politica comunicativa sull'apertura e sulla educazione. I giovani vivono un vuoto identificativo emulativo, per cui hanno trovato in me, che sia corretto o non corretto, posto che è corretto tutto quello che loro vogliono fare, nel senso che sono molto meno sciocchi e molto meno stupidi di quanto possano per giovinezza apparire, e quindi hanno visto in me una figura abbastanza trasversale che dà un messaggio di ottimismo e di speranza, basato anche su una certa concretezza di percorso mio, per cui hanno aderito con grandissimo entusiasmo a questo mio modo di comunicare, con mio grandissimo piacere e soddisfazione, peraltro. Bene, un'ultima domanda: quale maglia non deve mancare nel nostro armadio? Tutte quelle che le quali uno si sente a proprio agio, per cui ad esempio io con questa mi sento molto a mio agio, meglio tatuati che corrotti, capito? E quindi non devono mai mancare i capi con i quali uno si sente a proprio agio, perché è il sentirsi a proprio agio che determina che la personalità domini il capo di abbigliamento e non viceversa, capito? Vuole fare un saluto a Social Channel? Lo facciamo insieme? Assolutamente. Voglio fare un saluto a Social Channel e alla bellezza che oggi ha espresso con questa intervistatrice. Grazie. E alla professionalità. Grazie a lei.